discorso lungo, adesso non si riesce a fare così in due parole. Allora, eravamo arrivati però ai primi passaggi dei meccanismi con cui un determinante materno, Dischewel, indirizzava o accendeva una via di segnalazione cellulare che poi portava ad una scelta in termini di destini cellulari, ok? Beta catenin, quindi inibizione di GSK3 beta, beta catenina, accendo PIMAR1, PIMAR1 spegne HES-C che dereprime una serie di geni, 3 o 4, che sono questo primo layer, che erano già in pole position, ok? Che avevano già evidentemente qualcosa che non sappiamo esattamente che cosa, però di attivato. E di ubiquitario, vi ricordate? Quindi c'è un freno ubiquitario e un attivatore ubiquitario, e i due vanno insieme. Ok? E in questo equilibrio instabile, che viene perché io ti tiro qua, io ti tiro di là, probabilmente c'è questo iniziale dinamismo che permette poi di fare le scelte cellulari in tempi giusti, in tempi utili. O forse questa forza che guida, vieni di qua, no, vieni di qua, no, vieni di qua, no, vieni di qua, diventa questo, no, diventa questo, ok? Una serie di programmi genetici alternativi, univoci, o sei questo o sei quello, d'accordo, che schiacciano su una pulsantiera, diciamo così, iniziale. Quindi possiamo portarti di qua o di là, e tutti che vogliono schiacciare si inibiscono, c'è un bel po' di spintonamenti in queste primissime fasi, ok? Così, forse è una visione un po' convulsa del potential, ma probabilmente è un po' così. Se la giocano le scelte dei destini cellulari. E a spintoni. E questa cosa, se volete, proprio rispetto a questa idea di capire soprattutto la logica, era molto carino, no? Quindi abbiamo una serie, abbiamo questi geni, ALX1, ETS1, TBR1, che erano appunto regolati da degli attivatori ubiquitari, in realtà ETS1 in particolare, poi lui a sua volta vedete che regola gli altri geni di questo primo layer. E avevamo già visto che anche contemporaneamente questi primi geni, attivati dalla derepressione di SC, andavano anche già a inibire, beh, qui ne abbiamo identificato uno, magari ce ne saranno anche altri, questo è quello che abbiamo pescato in un mare di migliaia di geni espressi. In una cellula i geni espressi sono migliaia, all'inizio un po' meno in effetti, ci sono alcuni geni che sono in pole position e quindi sono più facili da identificare, anche per questo che questi modelli sono importanti. Quando l'espressione genica inizia con l'espressione di alcuni geni più di altri. Però comunque inizia con l'espressione di tantissimi geni in contemporanea, d'accordo? Ok, e comunque, quindi abbiamo visto questi primi geni, uno di questi primi geni che viene inibito è questo GCM, che è tipo PIMAR1, ma per un altro lineage. Quindi viene inibito un master regulatory gene o selector gene, vengono chiamati anche così, se volete segnarvelo, in effetti può essere utile. Cioè, come li chiamiamo questi interruttori, questi manopole che decidono sì o no? Più interruttore proprio, vai di qui, non vai di qui. Non è una manopola, come dire, è proprio un interruttore. Questi li chiamano anche selector genes. E comunque, questo GCM è il selector gene di un programma genetico alternativo, quindi quello viene inibito attivamente. E lì sta anche l'univocità delle scelte. O primary mesenchymal cell o non scheletogenic mesoderm, che sarebbe un altro tipo di mesoderma che non è scheletogenico e che verrà fuori dopo, quindi non fa le spicule. Diventeranno mesenchimali anche loro, ma non fanno le spicole. E hanno un altro programma genetico, che vuol dire che esiste un altro set di geni, che queste cellule possono esprimere, e che è, come dire, disegnato, cioè i programmi genetici. Esiste nel vostro genoma, adesso possiamo cominciare a immaginarlo, nel genoma ci sono una serie di set finiti di geni espressi, che chiamiamo tipi cellulari. Quando sono l'1, il 5, il 9, il 24, sto usando dei numeri invece che i 9, avremo l'eritrocita. Quando sono il 7, il 55, il 94 e il 72, avremo il cardiomiocita. Ok? È un sistema combinatoriale. Qualcuno può sovrapporsi, cioè ci sono alcuni geni che sono espressi in più cellule, ok? Però poi, a seconda delle specializzazioni, avremo dei set che però sono dei set finiti.
non sono casuali, c'è un programma. E nell'evoluzione si è anche dovuto, come dire, studiare, evolvere un meccanismo che portasse in quella direzione. Quindi, per arrivare allo stato finale, ci vuole una strada, ci vuole un percorso di espressione genica differenziale, ok? E appunto adesso abbiamo visto una delle prime fasi. Come si fa una scelta? Divento primary mesenchyme cell. C'era il fattore materno, quindi bisogna anche prevedere, bisogna avere tutto pronto, no? Come le biglie che rotolano, che gli prepari il percorso, è tutto preparato. E appunto abbiamo questo double negative gate e questo primo layer di quattro geni. Cioè ci possiamo chiedere perché quattro? Perché non ne bastavano uno? Perché ne avevamo uno, PIMAR1, un interruttore, e questo interruttore però già va a modularne altri. Alcuni, d'accordo, sono coinvolti nelle scelte. Per esempio, Delta, anche lei segnalerà alla cellula vicina, darà un messaggio, quindi attiverà una via, condizionerà le scelte di nuovo in termini di gene expression della vicina. Contemporaneamente, per se stesso, in modo intrinseco, inibirà le scelte alternative. Ho deciso questo, non voglio più pensare ad altro, ok? Non voglio, spegniamo tutto il resto. Adesso questa è la mia scelta, io voglio accendere questo programma genetico. Non ci devono essere ibridi, che sono un casino per una cellula, no? Non finisce a non fare nulla, ok? Sono un po' architetto e un po' biologo, aspetta. E noi con cosa ti assumi? Puoi essere tutte e due, vabbè, ma lasciamo perdere. Noi vogliamo fare un po' gli architetti. Ok, però appunto oggi quello che volevo fare è appunto andare a questo punto a valle, sempre per cercare di capire la logica con cui è strutturato questo gene regulatory network. Volevo andare a valle di questi quattro geni, ALX1, ETS, e TBR, e poi ce n'è un altro, scusate, che si vede sotto, ma che è un po' meno importante, però. Sono solo tre, lo so, e a vedere che cosa c'è nel programma differenziativo, perché a questo punto poi una cosa è fare una scelta e una cosa poi è metterla in pratica, perché poi biomineralizzare vuol dire un sacco di geni espressi per biomineralizzare. Uscire dall'epitelio non è facile, ok? Anzi, oggi vedremo proprio nel dettaglio l'evasione. Sono intrappolate nell'epitelio, devono evadere e vedremo come si evade da un epitelio. Ok, allora. E la cosa che inizio subito a farvi, quindi adesso vediamo un attimo il modello del Gene Regulatory Network, poi lo vediamo pian piano. Aspettate un secondo. Ok. Intanto la logica generale. Tendenzialmente queste fasi funzionano soprattutto a feed forward, cioè ci sono dei geni che ne attivano altri, è una cascata, d'accordo? Il go down. Io spingo te, che spingi lui, che spinge ancora l'altro. Quindi adesso dobbiamo attivare un sacco di altri geni, d'accordo? Quindi partiamo da uno, ma poi per gene, come dire, primary mesenchyme cell vuol dire un sacco di geni differenzialmente espressi, no? Migliaia. E quindi adesso inizia il go down. E quindi abbiamo una serie di schemi a feed forward. Ovviamente, io qui non ve li metto, ci sono poi tutta una serie di meccanismi a feedback che servono semplicemente a consolidare quell'espressione genica, okay? A mantenerti in quel fenotipo. Però lì abbiamo visto che ci possono essere feedback proprio direttamente, in cui i geni a valle dicono il gene a monte, sì, grazie, così continuo ad attivarmi. Ok, quindi attivano chi li attiva, e in questo modo si formano dei loop, no? A feedback positivo che mantengono l'espressione, e in parte poi lo sapete, l'epigenetica. I geni che non servono li chiudiamo proprio, impacchettiamo e non ci pensiamo più. Ok, però adesso quello che interessa a noi, cioè la prospettiva sarà soprattutto invece nel feed forward loop, cioè nel modo in cui questi pochi geni accendono a valle una serie di altri geni che serviranno poi per metterlo in pratica questo programma. È chiaro? Perché PIMAR1, avete visto, è lì per 5 minuti, lui dice costruite questa casa. E se ne va. E poi in realtà c'è a valle un set di altri geni, c'è tutto un macchinario fatto di migliaia di geni che poi costruirà questa casa. È chiaro? L'impresario e poi gli architetti, eccetera. Ok.
E appunto, quindi noi vogliamo un po' vedere qual è la logica con cui sono costruiti questi passaggi. E proverò così in parallelo, vedremo una serie di elementi di passaggio di come è scritto un programma genetico appunto nel DNA e come viene regolato. Allora, ma dicevamo, qui vedete che c'è un po' tutto, un po' sintetizzato. Cerchiamo solo di farci l'occhio, perché ci servirà avere un'idea di questo schema. Quindi PIMAR1. E qui inibisce Hes-C e questo attiva questo primo strato. In altre cellule questo non avviene e quindi ci saranno altre scelte alternative. Bivio. Ok, questo primo strato, e ve lo faccio vedere, feed forward loop, per esempio, ETS1, guardate quanti geni lui da solo che va a attivare. E qui vi ho attivato solo i controllori. Vedete, in questo primo strato questi sono gli interruttori, l'assenza dei bottoni. Geni che non hanno ruoli strutturali, ok? Non sono enzimi, non fanno niente con le mani, non hanno capacità pratiche, non sono contadini né muratori né niente, ok? Controllori solo. Selector genes. Sono quelli sopra nella parte superiore. Sono quelli nella parte superiore, questi nel bianco, ok? Allora, questi però andranno a controllare invece geni di cui conosciamo invece la funzione. Sappiamo che hanno una funzione nella biomineralizzazione, nel prendere gli ioni, non lo so, i fosfati, modulare, togliere, creare delle vescicole, insomma, un sacco di cose che avete già studiato, no? Nella nostra citologia e istologia c'erano 1000 geni, ognuno aveva una funzione. Ecco, questi geni vengono poi attivati da questi altri. Quindi, e qui non ve l'ho neanche messo perché sennò. Per esempio, tutti questi geni, ETS1, se non sbaglio, li accende quasi tutti. Guardate il verde, sì, tutti. Nessuno di questi geni non ha un input da ETS1. ETS1 però dopodiché non li controlla da solo, perché evidentemente a questo punto però il muratore va modulato. Ok? Quanto lo faccio alto questo muro? Quando lo metto su questo muro, d'accordo? Abbiamo deciso di fare il muro, però poi ci vuole essere diciamo così, un mastro intermedio che controlli l'attività. Quelle sì sono delle manopole. Quindi sono gli interruttori che dicono questo o quello in scelte biunivoche, e poi però ci sono le solite modulazioni geniche che spero abbiate già studiato, enhancer, attivatori più o meno di questo genere. E appunto, e questi geni qui di fatto controlleranno in questa maniera questi altri geni. Quindi attivandoli però ci sarà più geni che controllano, no? Ciascuno di questi geni. Più selector genes che controllano ognuno dei geni, e a questo punto possiamo anche cominciare a guardare dalle frecce, però in realtà lo vedremo meglio dopo, che forse non tutti questi geni controllano tutte le funzioni. Sapete che poi i geni possono essere raccolti in moduli, se volete, che asservono a funzioni simili. Quindi ci sono i geni della biomineralizzazione e quelli avranno una serie di controllori. Alcuni, non tutti. Ci saranno altri geni che sono importanti nella fusione cellulare, perché adesso poi lo vediamo. Primary mesenchymal cells secernano le loro spicole di carbonato di calcio, diventeranno un sincizio. Quindi c'è una parte in cui c'è fusione cellulare. Quello è un programma genetico, va messo in atto. No? Ci vuole qualcuno che si mette lì e fa fondere le membrane, le fa riconoscere, poi le fa fondere, sono una serie di passaggi. E qui vedete che però sono altri geni. Chi c'è? C'è ALX1 e anche ETS1. Mentre alcuni di questi, tipo TBR, vedete che hanno dei controlli più mirati, solo in alcuni geni, non tutti. Lo vedete? Quindi forse cominciamo a capire o a immaginare, adesso poi lo vediamo in pratica, che potrebbero esserci, che in effetti questo controllo da un singolo gene che controlla una serie di altri geni, che però non hanno un ruolo strutturale, solo di controllo, ma a questo punto di controllo di sottocircuiti. La parte biomineralizzazione, la parte fusion, la parte evasione dall'epitelio. Ok? Comincia a esservi chiara la logica di questo gene regulatory network. E però tutti vengono attivati a cascata da questa prima scelta. Cioè abbiamo scelto questo, allora a questo punto quel programma genetico parte. Ed è tutto scritto nel genoma. Questa è l'altra cosa figa. Cioè la logica con cui questi geni interagiscono tra di loro, quella è scritta dall'evoluzione. È fissata nelle sequenze di nucleotidi sui loro DNA.
Ok, scusate, qui ne avevo messo un P1, ALX1, vedete, ne controlla altri, e TS1 è quello che ne controlla più di tutti. ALX1 ne controlla alcuni altri. E poi nel layer più sotto, al di sotto di questi qui, avremo questo TGIF, vedete, che in realtà lui vedete che fa un feedback, per esempio. Lui non è attivato direttamente da ALX1, ma c'è un network che poi porterà a lui, ok? Lui è a valle in questa attivazione. E poi cosa vi faccio vedere? Ne ho messo forse anche un altro. Ecco, tipo Hex, vedete? Hex è attivato da TGIF e attiva TGIF. Quindi questi due si attivano a vicenda. Questo è anche un modo di fare un feedback loop che stabilizza quell'espressione genica. Io attivo te, tu attivi me, bon, saremo sempre felici insieme e saremo sempre attivi e andremo avanti per sempre. Mi piace, anche tu. Anche tu. Ok, però chiaramente la componente feedback è importante per mantenere l'espressione. Però adesso noi abbiamo soprattutto, come dicevo prima, facciamo caso soprattutto a questo feed forward invece, come poi viene controllato il programma genetico. Ok, e a questo punto, appunto, vediamo questo differentiation program. Quindi ci sarà scritto in qualche modo in questo genoma un programma. Voi giocate con Scratch, no? Avete pensato di saper parlare con una macchina, non a gesti, ma proprio parlandogli? Forse è ora che ci pensate perché serve un sacco. Noi usiamo sempre di più i computer e quindi io non avevo nessuna formazione, diciamo così, informatica e Scratch è stato molto utile. Comunque, evidentemente da qualche parte nel genoma c'è scritto qualcosa di questo tipo, è un programma, è scritto programma genetico. È scritto così. Ok, e allora, eravamo già partiti, questa la sapete già, ve la ricordo solo velocemente, vediamo appunto le varie tappe, quali geni ne controllano. Allora, inizialmente abbiamo una blastula, un pallone, cavo, giusto, di cellule legate tra di loro con delle adesioni tipo l'epitelio, l'avete studiato, avete passato l'esame, sapete tutto, no? Le caderine, viva! La lamina basale, apico basal polare, eccetera. Queste cellule però, viste così, sembrano tutte uguali, no? Un po' come questo cerchio di militari. Non l'ho fatto vedere a voi, no, l'ho fatto vedere. Comunque, un po' come questo cerchio di militari, giusto? Sono lì, sembrano tutti uguali. Ma nei loro cuori invece battono desideri differenti e qualcuno sta già sognando l'evasione, qualcuno sta sognando di scappare, di rompere le sbarre e andare a vivere una vita diversa. Avete visto Air? No? Non avete mai visto questo film? Vabbè, allora andate a guardare Air, parte del... ci sarà una domanda su questo musical. È bellissimo, sono loro che appunto scappano dall'esercito e vanno a fare i fricchettoni e cantano e ballano tutto il giorno, è bellissimo. E comunque le nostre, non si chiama EMT, si chiama Air, però è un musical degli anni 70, si chiama EMT, ma sapete perché cosa sta EMT? Ve l'ho già detto, ma non so se avete mai sentito parlare di questo processo, cioè scappare da un epitelio, sei nell'epitelio e scappi per andare a un mega party che c'è nel blastocele. Sapete come si chiama? EMT, vuol dire Epithelial to Mesenchymal Transition. Ed è un evento di grandissima rilevanza biologica, oltre ad essere antichissimo dal punto di vista evolutivo, no? Inizialmente fu l'epitelio e poi questo epitelio a un certo punto ha dato origine a cellule che invece riempivano l'interno del corpo, no? Inizialmente è stato creato l'involucro e poi il ripieno è arrivato dopo. Quindi questo epithelium to mesenchymal transition probabilmente è come ci si stacca da un epitelio e si entra nel blastocele, è un evento antichissimo. E vi dirò di rilevanza clinica molto elevata. Chi è che capisce perché? Perché ci sono medici, capito? Dice, ma tu devi curare i pazienti e giochi con i ricci di mare nell'acquario, ma che medico sei? Invece no, è un medico serissimo. Perché c'erano appunto medici che erano interessati a questi fenomeni, al riccio di mare e di rilevanza clinica, questa epithelial to mesenchymal transition. Chi è che immagina perché? La rilevanza clinica. Non vi viene in mente? Eh?
No, c'è un caso in cui una cellula che se ne va in giro per i fatti suoi nel vostro corpo non mi piacerebbe che si verificasse? Le metastasi, accidenti. Questo è un modo in cui vengono formate le metastasi. Immaginate quanti tumori sono di origine epiteliale, e però poi il vero problema di tutti i tumori che hanno origine epiteliale alla fine è. Da quello alla mammella, insomma, ce ne sono un sacco di tumori che hanno questa origine epiteliale e poi però hanno il problema di cellule che scappano dell'epitelio e come impazzite proliferando e cominciano ad andare a proliferare da altre parti. Teoricamente, se le cellule rimangono lì appiccicate le une alle altre, non succede niente, d'accordo? Ok, e però appunto. Al di là della rilevanza clinica, adesso noi, insomma, però ricordatelo perché può essere, sentirete parlare di questo epithelial tumesenchymal transition, è un evento piuttosto interessante e importante. Ok, comunque appunto adesso vediamo appunto la genetica che ci sta dietro, d'accordo, a questo evento nel riccio di mare, che va benissimo. Quindi qui si tratta di partire come una cellula epiteliale e trasformarsi in una cellula che prima di tutto non deve aderire più alle altre, giusto? E poi dovrà scappare in qualche modo, ma c'è una lamina basale. Come si scappa? Come si evade? Come funziona questa evasione? E appunto adesso cercheremo di seguire un po' questi passaggi. Allora, questi passaggi si possono seguire nel riccio di mare in video microscopy, d'accordo? È bellissimo, questo è fighissimo. Noi abbiamo un epitelio, ci sono delle cellule che scapperanno e sappiamo già quando scapperanno, perché abbiamo già visto il film, ok? Sappiamo tutto, sappiamo il momento esatto in cui evaderanno e quindi possiamo puntare la nostra telecamera lì e vedere che cosa fa durante l'evasione. Questo anche è molto figo come modello, ve ne rendete conto? Ce l'abbiamo lì sotto gli occhi e dobbiamo solo sederci e guardare. Allora, allo stesso tempo però, guardare che cosa? Datemi un secondo che vi faccio vedere. Questo, ok, questo è l'epitelio della blastula. E qui avete le cellule che faranno questo epithelial tumesenchymal transition. Qui vedete che l'epitelio com'è? Mono, pluri o pseudostratificato, secondo voi? A vederlo così. Non colorato, chiaramente. Non c'è. Eh? E monostratificato, forse pseudo, potremmo dire. Perché ci sono nuclei, se vi ricordate come li chiamavamo, perché li chiamavamo pseudostratificati? Perché ci sono nuclei a più altezze. Poi orientiamoci un attimo, ritorniamo alle lezioni di istologia, d'accordo? Gli epiteli hanno una porzione apicale e una porzione basale. Nella porzione basale troviamo una lamina basale, ok? In realtà i primissimi epiteli forse non ce l'avevano, però questi che cominciano a lavorare con l'interno del corpo ce l'hanno. Qui infatti c'è una lamina basale, adesso la farò vedere. E da che parte sarà la lamina basale? Verso l'esterno del corpo o l'interno del corpo? No, verso l'interno del corpo. La lamina basale è sempre verso. Immaginate l'epidermide. L'epidermide, d'accordo? Dove sta la lamina basale? Verso l'interno del corpo. Anzi, la lamina basale si è evoluta proprio come aggancio di questo epitelio all'interno del corpo. D'accordo? Altrimenti non ce ne sarebbe alcun bisogno. Però nel momento in cui c'è un interno del corpo, invece l'epitelio ci si aggancia in questo modo. Ok, quindi ci sarà una lamina basale che è qua. Guardate che figo come si vedono proprio le cellule, sono poliedriche. Qui è pavimentoso, qui è cilindrico, questo è pseudostratificato, istologia. Ok. E qui abbiamo la lamina basale e questo è il lato apicale. Adesso l'evasione deve avvenire verso l'interno. Quindi dovremo bucare in qualche modo questa lamina basale, che è un tappeto, vi ricordate, il collagene 4, eccetera. Ed è fatto allo stesso modo, laminina, collagene 4, è quella, è la lamina basale, che c'è sempre stata e c'è ancora, e questi animaletti hanno. Ok, allora attenzione, provo a farvi vedere che cosa si vede qui però. Qui possiamo seguirle e in effetti si vede un certo fermento e a un certo punto forse riconosciamo che qui sta succedendo qualche cosa, anche questa immagine è bellissima, un singolo piano focale, è una struttura, quindi questo è un obiettivo meraviglioso, sarà costato un sacco di soldi, e qui vediamo che si ammassano, no, aspettate, ferma, ecco, si ammassano
Però a un certo punto sono uscite probabilmente, vedete, queste cellule verosimilmente non contattano più, cioè sono ancora in contatto con la lamina basale forse, ma hanno completamente perso il contatto con l'esterno, quindi non arrivano più fino. Ok, però sono ancora adese alle altre, non lo sono, non è facile da vedere, ok? Vorremmo un sistema invece per poter seguire singole cellule. E questo è un problema vecchio come il mondo. Ce l'aveva Cajal per vedere i neuroni. Sono tutte appiccicate queste cellule tra di loro. E se io le marco tutte non le vedo. Ci vuole una marcatura, si dice sparsa. Studi per vedere le singole cellule in una popolazione di cellule, bisogna in qualche modo evidenziare quella cellula per poterla riconoscere. Ok, allora nel riccio ci sono tanti modi, vi ricordate, abbiamo visto il Crelox, faccio uno studio clonale con poco tamoxifen, quelle cose lì. In realtà in queste specie c'è un sistema molto più semplice, che è quello di fare trapianti, cioè copia e incolla, taglia e incolla e per avere dei transgenici semplicemente iniettare i geni che voglio vedere dentro l'mRNA dei geni che voglio vedere dentro alla cellula uovo. E via, e questi verranno espressi. Per esempio, per vedere una cellula, cos'è che mi piacerebbe vedere? Piacerebbe vedere la sua membrana e il nucleo, giusto? Ok, e allora iniettiamo due reporter, lo vedete lì nella prima scena, nel primo riquadro. Iniettiamo due reporter, uno per un membrane GFP, cioè una proteina che va a infilarsi in membrana. E mi fa vedere la membrana, bellissimo. E un'altra proteina invece che andrà nel nucleo. Cosa c'è di meglio di un istone? Istone 2B, bellissimo, va nel nucleo. È scritto nella sua struttura, non glielo devo dire, sa già cosa deve fare, bravo. E lui però proteina di fusione con RFP. Quindi avremo i nuclei rossi e la membrana verde, bellissimo. Dopodiché però questo embrioncino che si svilupperà con questi geni, tutte le cellule esprimeranno l'istone. E la membrane, giusto? Io invece vorrei vedere solo alcune cellule. Allora, il modo più semplice, voi dite, avreste potuto infettarne solo una, però è complicato. L'uovo è bello grande, facile da infilare. Invece, le cellule è meglio maneggiarle intere. E quindi, quello che questi ricercatori, adesso vi faccio vedere il video, hanno fatto è quello di prendere un micromero, arrivo, trapiantarlo in un animale in cui le cellule non erano colorate e quindi seguire il lineage, questo è il lineage tracing, lo vedete? Abbiamo solo trovato il modo di marcare una cellula in mezzo a tante. È un lineage tracing anche abbastanza clonale, perché da ognuno di questi micromeri verranno fuori 16 cellule. È un gruppetto da 16, anche se adesso vedremo, sono un po' appiccicate tra loro, però è già più semplice da distinguere e da seguire. Dimmi. Membrana. E c'è scritto Membrane GFP and Histone 2B RFP. Ok, e poi appunto si possono seguire con il video. E quindi questo è l'embrione non colorato, ma grazie a questo sistema ve lo faccio vedere perché vedremo un bel po' di altri embrioncini con questa roba. Ecco che invece, ta-da! Ok, attenzione, questa è solo l'immagine della fluo. Adesso lasciamo stare il nucleo, vi faccio vedere solo il membrane, ok? Quello è un membrane GFP, è bellissimo, secondo me, scusate, per vedere cosa fanno le cellule, è fighissimo. E noi sappiamo che quelle cellule stanno per evadere. Anzi, vi dirò, sembrano già piuttosto interessate più alla parte basale che non a quella apicale, siete d'accordo? Sono già abbastanza un po' a bottiglia così. Vedete, sono il nucleo, questa ancora no. Queste qui, qualcuna è già più avanti, qualcuna un po' più indietro. Poi vedete tutta questa membrana qui e appunto le cellule che stanno già guardando dall'altro lato. Ok, sono ancora con la divisa, sono ancora dei militari, ma stanno già pensando all'evasione. Cominciano a stare vicino alla finestra, diciamo. Ok, e ve le faccio seguire durante l'intero processo. Quindi vedete che una delle prime cose che succede, lo vedete in questi primi fotogrammi, è proprio che questo collegamento con la porzione apicale diventa sempre più sottile, finché a un certo punto, proprio come un elastico quasi, pam, si sgancia. Voilà. Vedete che si sono sganciate. Chiaramente qui vediamo solo le cellule, qui le vediamo nel contesto.
Ok, ma è la stessa immagine, d'accordo? Quindi qui stiamo solo isolando questo canale e vedendolo separatamente. Poi potete guardare, adesso poi ce n'è un altro. Voilà! Aspettate, qui si rivede. Questo, non so se è lo stesso o un altro caso. Ok, e poi vedete che... Lo vedete? È bellissimo, secondo me. Così, ta 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 ta, e poi si sganciano. C'è proprio un fotogramma quasi in cui via. E a questo punto siamo nel blastocele, sono evase, non sono più nell'epitelio. La lamina basale non la puoi vedere con questa tecnica perché è un sottile strato, ma adesso vedremo che cosa succede. Loro la rompono. La lamina basale è una rete di proteine intrecciate, ma ci sono delle cesoie, ok? Si può rompere. Ci sono degli enzimi, metalloproteasi, mai sentito nominare, che possono fare proprio quello, si fanno proprio quello. Gli aluronidasi. Ok, ecco, voglio solo farvi notare una cosa. In questo momento, subito prima dell'evasione, secondo voi perché ci sono queste zone più brillanti? Magari ce lo chiariremo dopo, però lo vedete subito prima che evadano, anzi anche dopo, guardate qua. La cellula ormai è uscita, però non vediamo la membrana come la vedevamo prima. Ci sono ogni tanto questi punti super brillanti. Sembrano dentro la cellula, quella è membrana però, eh. Sono degli accumuli di membrana. Ma io ve lo lascio come osservazione e poi la risolviamo alla fine. Però sicuramente è molto curioso. Quando diventa così luminosa, vuol dire che c'è tanta membrana che è stata, non so come dire, presa, messa insieme, appiccicata. Perché? Vedete che bizzarra questa. Guardate qua, questo punto così luminoso. Perché? In realtà non ve lo svelo, ok? Perché lo scopriremo alla fine. Però è un'osservazione, se volete, rilevante anche dal punto di vista funzionale. Non è casuale. Non è un artefatto, non è una cosa curiosa, è proprio, è importante, per la fuga serve avere quegli accumuli di membrana. Adesso vedremo perché. Ok, e quindi è solo un altro modo di vedere la stessa cosa. Allora, adesso cercheremo di seguire appunto questa evasione. Allora, e ci sono una serie di passaggi. Qui vi faccio rivedere il video con i singoli fotogrammi, così li codifichiamo, no? In fasi dell'evasione. Inizio, ok, siamo tutti nell'epitelio, qui forse siamo già un po' più avanzati. La primo evento è questa cosiddetta apical constriction, cioè la porzione apicale si schiaccia. E se immaginate però il citoplasma è sempre quello, giusto? Non è che è come un gavettone. Immaginate un gavettone, se lo schiacciate da una parte, voi creerete una bella onda di citoplasma dall'altra parte. E questo probabilmente già dà una spinta, non v'è dubbio. D'accordo? Ci sarà una spinta e poi ci saranno anche altri movimenti perché la cellula si aggancerà alla lamina basale e si schiaccerà via. Però questo di spremersi via, in realtà ci sono casi in cui anche le cellule vicine possono spremerti, insomma, l'apical constriction può essere una cosa passiva. Ok, dopodiché però bisogna bucare la lamina basale e uscire. Ecco, c'è una cosa fondamentale però. Immaginate un po', che cos'è che teneva questa cellula inserita in questo epitelio? C'è qualcosa che deve succedere nei rapporti con le altre cellule, non è solo spostare, io posso spostare il citoplasma, lanciarlo lontanissimo, però rimane qualcosa tra me e le cellule vicine. Desmosomi, giunzioni aderenti, c'è tutto un sistema di adesione cellulare, ok? E quindi quelle vanno smontate. Bisogna smontare l'adesione, d'accordo? Bisogna toglierle. Caderine, bisogna in qualche modo deaderire. Quindi apical constriction, spostamento di membrana, scusate, apical constriction, migrazione poi al fuori dall'epitelio, quindi mi sfilo, rottura della lamina basale. Ma anche contemporaneamente, diciamo, deadesione. Da un regolare i meccanismi di adesione. Un punto molto delicato.
Ok, e poi appunto l'altro elemento deve essere chiaramente appunto bucare la lamina basale. E vi faccio vedere qui un'immunoistochimica dove questa cosa si vede molto bene. Allora, laminina, ve la ricordate la laminina? È una molecola che serve? È un'ancora. Chi utilizza quest'ancora per agganciarsi? Una boa forse, non so. A cui si agganciano le cellule attraverso delle molecole, come si chiamano? Le molecole che utilizzano la laminina per agganciarsi. È una maniglia per chi? Nessuno se lo ricorda? No, ragazzi, ma non è che sono molecole che esistono in biologia solo al primo anno e poi dopo chi se ne frega. Sono molecole fondamentali. Sono ingredienti fondamentali dei rapporti tra le cellule e il loro ambiente. Si chiamano integrine. La parola integrina deve essere integrata nelle vostre menti, mi raccomando. Le integrine sono quelle molecole che appunto permettono alle cellule di legarsi alla lamina basale. Quindi la laminina, ok, è nella lamina basale e le cellule ci si agganciano. Adesso in realtà noi la laminina la usiamo soprattutto come marcatore della lamina basale per vederla. E se notate, a 10 giorni, scusate, a 10 ore post-fertilization, all'arrivo del, dopo 10 ore, siamo già a questo stadio. 1 di 5 è un marcatore specifico delle primary mesenchyme cells, vedete? Quindi a 10 ore le primary mesenchyme cells sono già dentro, vedete in questa prima figura, no? Loro sono dentro, sto registrando, sì, ok, sono dentro e se facciamo uno staining per la laminina, qui l'abbiamo messo in evidenza con questo tratteggio, guardate un po', c'è un buco, hanno rotto le sbarre, è chiaro? In quel punto, che guarda un po', è proprio da dove sono scappate le nostre primary mesenchyme cells, c'è un bel buco nella lamina basale. E quando si è formato questo buco? C'è sempre stato? In realtà no, perché a 8 ore, quindi solo 2 ore prima, vedete che figata, noi possiamo seguire l'evasione e succede sempre nello stesso modo. E noi possiamo essere lì, live, davanti alla banca, a vedere sempre l'evasione e guardarla da punti di vista diversi. A seguire sempre i ladri come se ne vale, bellissima questa cosa. Comunque, a 8 ore post-fertilization, la lamina basale è intatta, è lì. Ma già 30 minuti dopo, poco prima che queste cellule, tra l'altro, inizino ad esprimere questo 1 di 5 e iniziano, diciamo così, l'evasione, ecco che invece si forma questo buco, che poi rimane aperto durante tutta l'evasione. Io chiamo evasione, scusate, ma la chiamiamo epithelial to mesenchymal transition, ok? La transizione epitelio-mesenchimale, in cui da una cellula, da epiteliale, diventa mesenchimale. È chiaro? Ok, quindi, e questa è una digestione enzimatica, cioè quelle cellule, parte del loro programma genetico, PIMAR1, ALX1, accenderà qual, da qualche parte in questo feed forward loop c'è un gene che degrada la lamina basale, metalloproteasi, è parte del programma. Io lo vedo sempre nello stesso modo, a 8 ore e 30 minuti, tac, lamina basale digerita. Ok, dopodiché queste cellule chiaramente, arrivate nel blastocele, inizieranno a migrare. Qui vi metto solo questa immagine, giusto perché non vi immaginate che volano o che nuotano. Non nuotano, no? Noi le vediamo che si spostano, un po' aderiscono alla lamina basale, ma un po' in generale, nella parte interna del pluteo non c'è solo acqua, ma ci sono una serie di proteoglicani, molecole che ovviamente non riusciamo a vedere con l'immunistochimica, non bene, no? Sono molto acqua, sono zucchero e acqua, cioè c'è appunto un'acqua zuccherata, non è acqua zuccherata, d'accordo? Sono catene lunghe, però chiaramente una matrice molto lassa. Ricordate la istologia? Abbiamo i connettivi lassi? Questo è super lasso, però c'è. E se opportunamente appunto trattato l'embrione lo possiamo anche vedere, viene mantenuto. Ok, e chiaramente le cellule aderiscono, vedete questi filamenti di proteoglicani che appunto si trovano a contatto con loro.
Ok, ma a questo punto vorremmo dissezionare un po', dal punto di vista genetico, quindi sempre per poter fare questo passaggio tra genetica e programma genetico. Quindi come è scritto questo programma genetico nel genoma, vorremmo identificare i geni cruciali che vengono accesi e che poi hanno come conseguenza, per esempio, l'epithelial to mesenchymal transition. Ok, e quindi andiamo a vedere di nuovo col sistema a pesca, cerco geni espressi subito prima che una cosa succeda. No? Seguo la sequenza temporale con cui vengono espressi e ricostruisco i meccanismi regolativi, chipset, chi regola chi, e poi adesso vediamo anche qualche, lo spengo, vedo che FTA lo overesprimo, ve lo ricordate? Find it, move it, lose it, queste tecniche qua, adesso le vediamo. E ve le faccio vedere innanzitutto, proprio così per, come esempio, tra due geni, ALX1 e questo SNAIL. Adesso vediamo perché l'hanno chiamato Snell. In realtà lui è stato scoperto nella Drosophila, lo rivedremo in effetti. E è comunque un gene famosissimo, importantissimo. Ha un amichetto che si chiama Twist e che fa delle cose simili, ma adesso poi lo vedremo. Vanno sempre insieme. Ok, allora ALX1 l'abbiamo già visto, è espresso molto precocemente nelle cellule ancora epiteliali che dovranno fare. Quindi comincia la sua espressione prima che inizi l'epithelial to mesenchymal transition. È nel posto giusto, al momento giusto, ci piace. Anche Snail più o meno è espresso nello stesso modo. E qui non riesco a farvelo vedere, però insomma, Snail viene fuori leggermente dopo rispetto ad ALX1. E stiamo parlando di mezz'ore, ok? Cioè di tempi difficili anche da calcolare. Però si pensa che possa essere a valle. E adesso lo proviamo a verificare. Però vedete anche lui sta nelle primary mesenchyme cells, durante l'evasione, vi dirò. Poi a un certo punto va anche giù e verrà espresso in realtà anche da altre cellule. Queste non sono più le primary mesenchyme cells, eh? Attenzione, vedete queste? Queste saranno le non scheletogenic mesenchyme cells. Comunque, insomma, il mesoderm, non scheletogenic mesoderm, altro mesoderma che però delamina dopo. Anche loro però, guarda un po', poco prima di delaminare, cioè poco prima di evadere, esprimono snail. Ma vuoi vedere che abbia qualcosa a che fare con l'evasione? E io continuo a usare questo termine, scusate, ma con l'epithelial to mesenchymal transition? Ok, ma comunque, vediamolo. Find it, lose it, move it, questi due geni. Quindi l'idea è, da un lato lo tolgo e vedo che cosa succede, e posso anche immaginare nel network, se io tolgo quell'elemento del network che ho capito la regolazione, posso cominciare a vedere che cosa potrebbe succedere, eh? Come potrebbe essere il network di regolazione genica senza quell'elemento cruciale, d'accordo? Ho rotto il circuito, vediamo cosa succede, come se fossi un ingegnere. E però lo posso anche verificare dal punto di vista biologico, perché ci sono eventi che io mi aspettavo che succedessero, che non succedono più. Ok. Allora, l'unica cosa. Per parlare di knockdown ci sono tanti modi. Abbiamo visto Crelox, ve lo ricordate? Quindi metto le sequenze LOX-P intorno ad un esone e con la Cre lo taglio. Ho mutato il gene, complicato, faticoso, lungo. Devo modificare il genoma dell'animale, mantenere una linea, conservarlo, insomma, complicato. Cioè, si fa, ma è un po' più vantaggioso. Altro sistema, dominant negative, quello ancora più complicato, devo trovare una proteina che funzioni quasi per tutto, ma funzioni da dominante negativo. Esistono, sono mutanti spontanei in genere, che vengono isolati. Devo avere fortuna che abbiamo trovato un mutante dominant negative proprio della proteina che mi piace. Oppure, e specialmente in questi animali in cui tutto sommato il volume è lo stesso, no? Il volume di citoplasma è quello, tutte le cellule poi lo ereditano, è facilissimo. Fare, insomma, mettere un gene, l'abbiamo visto per l'overespressione, no? Io metto un DNA, un RNA di membra NGFP, tutte le cellule lo erediteranno. Quell'RNA lo esprimeranno e avranno la proteina. Ecco, io posso però lavorare allo stesso modo, iniettando qualche cosa, però con lo scopo di inibire, di inibire una sequenza genetica. E questo si fa tipicamente, qui quello che vedete per esempio è uno zebrafish, però in tutti, si può fare anche lo vedremo anche nello Xenopus, comunque in questi animali che hanno tutto già nell'uovo, no? E devono solo spartirselo, è molto comodo, si usa tantissimo, nei mammiferi ovviamente no, non si può usare questo sistema.
Ok, e si usano appunto questi, l'iniezione di cosiddetti morfolino antisenso. Sono degli oligonucleotidi. Che cos'è questo morfolino? Non l'avete mai sentito nominare? Sono io il primo a dirvi questa cosa? Oddio, che emozione. Dunque, i morfolini sono delle sequenze, cioè sono dei, essenzialmente dei polimeri che mimano la struttura del DNA. Però non essendo degli acidi nucleici, diciamo, normali della cellula, cioè essendo strutturalmente differenti, non vengono degradati. Non c'è un RNA, non c'è una morfolinasi nelle cellule, d'accordo? Quindi sono sequenze estremamente stabili. E chiaramente però possiamo sintetizzarli con delle sequenze specifiche però. Che possano riconoscere proprio sulla base della sequenza degli RNA endogeni. Quindi io posso avere un target, conosco l'RNA del gene ALX1, io posso creare un morfolino antisenso, che vuol dire che seguendo la complementazione delle basi ha una sequenza per cui si lega in modo molto specifico solo a quello. Ok? Nella cellula, quando incontra ALX1 mRNA, ci si appiccica. E però a questo punto, un po' come la carta moschicida, come una spugna, non so, inibisce la funzione dell'RNA. Non si può più usare quell'RNA. L'RNA doveva andare ai ribosomi, tradurre e fare una proteina. E invece no, è rimasto lì appiccicato al mio morfolino. In questo modo io ho fatto quello che si chiama un knockdown, cioè il gene sì viene espresso, c'è tutto il macchinario, quello che volete, ma poi alla fine io continuo a rapire l'mRNA prima che arrivi in produzione. Non arriverà mai ai ribosomi, ok? E questo mi permette di fare un knockdown dall'inizio, cioè appena viene fuori, no? Probabilmente viene già trascritto, perché il morfolino va dove vuole, anche nel nucleo, no? Non esce neanche dal nucleo questo RNA, se volete. Evviva! E per esempio, ecco qua, vi faccio vedere, questo forse ce lo potevamo aspettare, che cosa succede se, mi spiace che non ho trovato quello del riccio di mare, questo è chiaramente uno zebrafish, ma vabbè, fate finta che sia un riccio di mare, però il concetto è lo stesso. Si usa anche un po' di colore per essere sicuri di averlo centrato, però inietto e via. Allora, ecco qua, un wild type nella fase, diciamo così, post-gastrula, mid-gastrula, cioè quando abbiamo, vedete, l'archente non ha quasi raggiunto l'altro lato, sta quasi per sboccare in una bocca. E qui vedete che se invece io inibisco ALX1, non c'è gastrulation. Lo vedete? È chiaro per tutti? Rimane l'epitelio. Rimangono, qui vedete che è ispessito, c'erano, le cellule non sono uscite. Eppure c'è stato PIMAR1, PES-C, ma anche ALX1 non era l'unico gene di quel layer, giusto? Ce n'erano altri, ma è ETS1, TBR, perché non sono bastati quegli altri geni comunque a portare avanti questo programma genetico? E abbiamo tolto solo uno, ce n'erano un sacco di altri, però evidentemente, tac, abbiamo interrotto il circuito. Quindi anche se il resto funziona, il network di regolazione genica non ha funzionato più. Ok? Però non ha funzionato più dove? Capito? Cioè, potrebbe essere, abbiamo visto che questi geni non controllavano tutto, no? Quindi chissà dov'è che si è interrotto. E adesso cercheremo di capire anche quello. Ok, a questo punto però, quindi non c'è gastrulation, non sappiamo ancora perché. Le cellule PIMAR1 c'era, ETS1 probabilmente anche, e tutti i geni a valle di ETS1. Però lo stesso, insomma, no? La rapina era pronta, si erano preparati, era tutto a posto, ma qualcosa è andato storto. Di fatto, macroscopicamente, non vediamo mettere in atto questo programma genetico. Epithelial to mesenchymal transition, né gastrulation. Ok, a questo punto però, qui abbiamo tolto ALX1 e noi ci stavamo anche chiedendo, appunto, cosa succede a valle? Il controllo dei geni a valle. Per esempio, noi pensavamo che Snail fosse a valle di ALX1, giusto?
Quindi dirò, se lì guardavamo Pimar 1, lo trovavamo, perché sappiamo che Pimar 1 è a monte. Quindi Pimar 1, non ve lo faccio vedere, ma è espresso. È stato espresso, perché qui è già andato giù. O no, sta andando giù, c'è ancora qui Pimar 1. Esnail, ci aspettiamo di vederlo? Potremmo guardare, facciamo un'ibridazione in situ. Facciamo un'ibridazione in situ per Snail e vediamo se Snail si è acceso, giusto? Se LX1 controlla Snail, io mi aspetto che normalmente Snail vada su, ma se ho tolto LX1, Snail sta lì a aspettare. Quando tocca a me, vado? Non cazzo. No. In effetti, eccolo qua. Ok, qui scusate, no, avevo messo questa, era una stupidaggine. Comunque, non ha potuto evadere, e quindi niente capelli lunghi, niente acidi sotto la lingua, rave party nel plastocele. No, militare, caserma. Ok, però ecco qua, qui vedete l'ibridazione in situ, quindi questo è Snail e c'è nel morfolino, vedete, ALXMO, vuol dire morfolino per ALX, nel caso del morfolino di ALX invece non c'è Snail. Non sappiamo ancora se questo controllo è diretto, giusto, o è indiretto. Abbiamo rotto il circuito per qualche motivo. Alla fine Snail non si è riuscito a esprimere. In realtà facciamo il chipsec e vediamo, per esempio, che LX1 lega direttamente quelle sequenze. Ancora non vuol dire che sia diretto, però insomma ci sono una serie di prove. Poi potremmo togliere solo la sequenza regolativa di LX1, mutarla, no? Solo su quelle enhancer, e a quel punto siamo sicuri invece. Se io tolgo, cioè quindi vado nel punto in cui LX1 si legava enhancer a valle di Snail e Snail non viene più fuori, allora vuol dire che c'era proprio bisogno che LX1 schiacciasse quel pulsante sulla sequenza regolativa del gene Snail per avere l'espressione di Snail. Questo non ve lo faccio vedere e non so neanche se è stato fatto, però insomma sarebbe proprio il modo per essere sicuri. Che LX1 controlla direttamente Snail e senza quello non riusciamo ad avere. È necessario per l'espressione di Snail. Ok, comunque questa è un'evidenza molto forte che i due si controllano. Sicuramente possiamo dire da questo esperimento che Snail è a valle di LX1, no? E noi stiamo seguendo questo feed forward loop. Quindi LX1, Snail. Ok, e che cosa serve Snail? Allora, ve lo skippo. Se togliamo morfolino anti-snail, stesso fenotipo. Avremmo che le cellule non fanno epithelial to mesenchymal transition. Quindi snail, di nuovo stiamo andando giù però, eh. A questo punto, fatemi vedere un attimo. Poi a valle di snail ce ne saranno altri, però cominciano a monte di snail, ce ne sono tanti che sono riusciti a esprimersi. Lo stesso però, basta che io tolgo snail e niente gastrulation di nuovo. Ne ho tolto uno, un po' più giù a questo punto, ma di nuovo non abbiamo la gastrulazione. Perché? Non abbiamo l'epithelial to mesenchymal transition, non c'è gastrulation, perché ovviamente le primary mesenchymal cell servono per fare anche quello, e tutto si blocca. Eppure questo si blocca anche se cominciamo ad andare un po' giù in questa catena di feed forward loop, no? E togliendo Snail non abbiamo. A questo punto però potremmo chiederci se Snail, quale sia il ruolo di Snail. E una prima cosa che potremmo fare appunto è l'overespressione. Ok. Overesprimiamo Snail? Ragazzi, ma state vedendo quel rave party che c'è? Ok, qui l'acido sotto la lingua l'hanno preso in tantissimi. E sono tutti al party, mica figata, c'è il DJ, le luci a colori, sono tutti nel blastocele. Oh, we have to see. Ma grazie per la festa. Mega party. Ok, se noi mettiamo snail, a questo punto c'è un eccesso di cellule che fa questa epithelial to mesenchymal transition. Sono sempre che non dovrebbero che nascono che vengono. Ottima domanda. Questo ce lo stiamo chiedendo. Allora, proliferano troppo, sono le solite, ma sono andate fuori di testa, quindi cominciano a dividersi e una volta arrivate dentro proliferano. In realtà no, c'è un eccesso di migrazione, ci sono più cellule, no? Questo, alcune non funziona su tutti, lo vedi, perché comunque l'epitelio non si è smontato.
ve lo faccio vedere. Quando voi mettete Pimar 1, allora tutte diventano e l'embrione si smonta. Ok? Diventa un unico enorme megapark. Qui abbiamo soltanto aumentato l'effetto, no? Ci sono più cellule che non l'avrebbero normalmente fatto, che lo fanno. Quindi Snail comincia ad indurre queste epitelial to mesenchymal transition. E di nuovo, se tu sei un dottore che studia i tumori, dici, sarò, quello non mi piace. Io ho paura che quello, e se succede quello, quindi questo Snail lo teniamo d'occhio. E vi dirò che infatti Snail viene tenuto d'occhio. Chi lavora sui tumori, Snail lo conosce. Ok, non mi piace questa cosa qua, sembra un po' un tumorino. Ci sono un sacco di cellule, poi non si comportano magari come cellule tumorali, però sicuramente sono scappate via e sono dove non dovevano essere. Ok, a questo punto, lasciamo stare il VCLAP, che sennò ci mettiamo troppo tempo. Avevo preparato un VCLAP su questo, ma fa lo stesso, poi siamo cuochi, no? Parliamoci. Guardiamoci negli occhi, non vi preoccupate, l'esame è anonimo, io lo correggo senza sapere chi siete, quindi sparate tutte le minchiate che volete, che sono bellissime, quindi potete sparare tutte le carte che volete qua. Allora, dunque, noi immaginiamo che Snail sia a valle di ALX1, giusto? Però comunque qui Snail l'abbiamo overespresso in un contesto in cui almeno alcune ALX1 ce l'avevano. Quindi potremmo chiederci, che cosa succede? Cosa vi aspettate? Che embrione vi aspettate? Abbiamo detto Snail è a valle di ALX1. Proviamo a fare Snail overexpression, ma anche ALX1 morfolino. Quindi io tolgo ALX1 e però pompo Snail. Che cosa vi aspettate che ci sia? Peggio, meglio o uguale, diciamo. Più cellule, questo rave party ha successo, ci sono molte più cellule dentro il blastocele, meno cellule, lo stesso numero di cellule. Chi vota per lo stesso numero di cellule alza la mano? Chi vota per meno cellule alza la mano? Chi vota per più cellule ancora alza la mano? Ok, quindi voi pensate che ALX1 qualcosa possa comunque fare, giusto? E quindi siano meno cellule. Non è un'ottima ipotesi, seriamente. La realtà invece è che non cambia niente. Lo stesso fenotipo. Forse l'epitelio non è proprio uguale perché ALX1 morfolino fa qualcos'altro. Però dal punto di vista di quante cellule sono entrate nel blastocele, più o meno la stessa cosa, abbiamo un eccesso, quindi effettivamente Snail è a valle di ALX1 e agisce autonomamente. Cioè c'è un programma genetico che viene controllato da Snail e che porta le cellule a scappare dall'epitelio. Ok? È un sottocircuito forse. Se io ho toccato l'X1 perché Tu blocchi ALX1 e quindi pensi di aver bloccato la scelta in termini di destini cellulari. Non saranno, ok, poi Snail è un ingrediente di quella scelta. Te lo immagini così, forse. Ma non è così. Snail è a valle di LX1, è parte di questo programma genetico e ha probabilmente un ruolo fondamentale, almeno in questa fase, perché poi tu non sai chi sono le cellule, giusto? Sono semplicemente scappate dall'epitelio. Proprio potrebbero non essere primary mesenchymal cells, ma solo essersi comportata in quel modo. E vi dirò, potremmo anche avere un altro dubbio. Potremmo anche chiederci, ma l'hanno fatto autonomamente la scelta di uscire dall'epitelio? Io ho Snail, overespresso. Okay? In realtà tutte le cellule hanno Snail overespresso. C'è un eccesso di Snail in tutte le cellule di questo embrioncino. A questo punto, e poi vedo un botto di cellule che entrano nel blastocele. Tantissime, una massa, tutti vogliono andare, rave party. Ma a questo punto però io mi posso chiedere, questa scelta di andare nel blastocele è stata di tipo cell autonomous o non cell autonomous? Questa cosa la sentirete dire 1.000 volte. È una domanda che ci si pone sempre, voi la vedete oggi per la prima volta, ma è un problema che ci dobbiamo porre. Io ho fatto una mutazione, giusto? Ho mutato un sacco di cellule. A questo punto, perché tutti sono entrati nel blastocele? Queste primary mesenchymal cell. È una cosa intrinseca, un fattore intrinseco in cui Snail ha agito su un programma genetico
intrinseco della cellula, portandola a uscire, quindi mettere in atto un programma genetico intrinseco, questo lo chiamiamo cell autonomous, oppure nell'embrione è andata a stimolare qualche altro meccanismo che invece ha spinto fuori o ha attratto, magari quando stanno andando tutti alla festa, no, ma io voglio andare a studiare, boh, ti acchiappano e ti portano via, vai via col flow, stanno andando tutti, sei costretto ad andare anche tu, ma io non volevo, devo studiare, no, dai, parti e mettiti sta roba sotto la lingua. non volevo. Ok? Quindi, e questa è la domanda. Quindi è successo per questo eccesso di migrazione. Avviene per un meccanismo cell-autonomous o non cell-autonomous, no? C'è qualcuno che li attrae, ci sono le sirene dentro al blastocele che dicono PMC, vieni a rave party, metti questa cosa sotto la lingua. Ok, allora, e come facciamo a testare questo però? Lo possiamo fare, è un problema sperimentalmente approcciabile, possiamo risolverlo. Come lo risolviamo? Allora, potremmo utilizzare di nuovo quel sistema del trapianto del singolo micromero, ok? L'idea è, per saggiare un meccanismo cell-autonomous, quindi se tu lo fai di tuo, quindi nessuno sta andando al rave party, noi ci mettiamo in una situazione in cui vanno tutti in sala studio, e però ne prendiamo solo uno e solo a lui diamo questa mutazione, ok? Allora vediamo se però lui in un ambiente, in un contesto normale, si comporta comunque impazzisce, ok? È chiaro? Possiamo farlo con l'overexpression o possiamo farlo anche con la mutazione, perché, e qui torno un passo indietro, anche nel caso della mutazione, quando le cellule non sono andate, perché? Loro non volevano o abbiamo, come dire, rotto qualche cosa nei meccanismi che permettevano, che rendevano possibile questo? Ci preoccupate, ce n'è da ragionare su questa cosa ampiamente, però questo è anche il nostro mestiere di scienziati. Allora, in questo caso, e adesso provo a farvi vedere, per esempio, proviamo a chiederci se ALX1, nell'impedire questa migrazione, ha un ruolo cell-autonomous. Parto da una cosa più semplice, poi vedremo anche l'overexpression di Alex di SNAI. Allora, quindi io potrei vedere se una cellula sola, quindi prima avevano mutato tutto, nessuno ce l'aveva LX1, ok? Quindi c'era un effetto massa che poteva essere nascosto e spiegare quel fenotipo. Adesso io invece voglio provare a prendere una sola cellula, mutare a LX1 in quella cellula, e metterla in un contesto invece per tutto il resto normale. Ok? Quindi voglio vedere se nel momento in cui tutti stanno andando alla rave party, non avendo LX1, invece lei no, vuole fare questa cosa, non mi piace, voglio andare a studio, voglio studiare. È chiaro? Se passa la voglia, non è passa la voglia, se togliamo, impediamo a questa cellula di fare l'epithelial to mesenchymal transition, ok? Quindi vogliamo sapere se è necessario a livello cell autonomous. Ci stanno andando tutti, se non ci vuoi andare perché non lo vuoi tu. Cioè, ok, e attenzione, vediamo un po' di interpretare questo esperimento e il suo risultato. No, aspettate, prima l'esperimento. Allora, prendiamo come viene costruito questo esperimento. Prendiamo due embrioncini. Uno, inseriamo il morfolino per ALX1, d'accordo? Sappiamo che quelle primary mesenchyme cells non saranno in grado di fare epithelial to mesenchymal transition, lo sappiamo già, né di indurre gastrulation. Però non sappiamo se appunto una cosa sia autonoma o non sia autonoma. Allora, quindi prendiamo uno di questi, guardate com'è patriottico questo esperimento. Poi prendiamo uno di questi micromeri e lo trapiantiamo. Quindi proviamo a seguire il destino di, in realtà in questo caso saranno 16 cellule, però insomma, ci accontentiamo, non è solo, è un po', però un piccolo gruppo, no? In una situazione in cui tutti lo stanno facendo, in cui quella cosa avviene. Perché noi potremmo avere interrotto la gastrulazione in altri punti.
in altri modi, ad altri livelli. Allora lo facciamo appunto qui invece essere autonomo, una sola cellula, un piccolo lineage. E in realtà questo non sarebbe necessario, ma fortemente consigliato, questo secondo passaggio. Prendiamo anche un altro micromero, ce ne sono quattro, giusto? Ne mettiamo uno mutato e gli altri due endogeni di questo qua, e ne mettiamo però un quarto che è semplicemente stato colorato, ma anche lui trapiantato, perché bisogna, si chiama controllo interno. Nel senso che magari il trapianto, cioè potrebbero esserci altri eventi in quel embrione che causeranno. Io adesso qui non vi faccio vedere la statistica, però in genere l'esperimento viene, non lo so, in 10 sì, in 4 no, boh, ma è, cioè, è il trapianto. Quindi tu vuoi un controllo interno per confrontare invece direttamente. Quindi cellule normali che hanno avuto tutti gli stessi trattamenti, tranne, quindi l'unica variabile differente qui è il fatto che lui ha LX1 e lui no. Per il resto sono stati trapiantati e più o meno, ovviamente, hanno avuto lo stesso trattamento. Ok, e questo è il risultato del nostro esperimento. Attenzione, siamo nelle prime fasi della gastrulazione, vedete? Però c'è già, ci sono già primary mesenchyme cells nel blastocelle, le vedete? Qui ha iniziato a invaginarsi, quindi non abbiamo. Questa volta con una sola cellula messa lì così mutata, ok, lei era un po' una palla, non c'ha voglia di fare step epithelial to mesenchymal transition, se ne annoia, però le altre l'ha lasciata indietro, cioè l'ha lasciata dietro, sono andate avanti comunque, ok? Anche se c'era questo ragazzo noioso. Ok, le cellule verdi, guardatele qua. Adesso qui vi ho messo, insomma, qui ovviamente c'è solo questo, si vede? Sì, si vede, ok? Le cellule verdi sono andate a posizionarsi dove dovevano andare a posizionarsi, d'accordo? Quindi sono entrate e sono già lì a iniziare a fare le spicole di carbonato di calcio. Sono qui, stanno già facendo le spicole, sono al bancone della birra. E invece guardate le cellule che avevano ALX1 mutato, adesso non so se riuscite a vederlo, ma questo è l'epitelio, d'accordo? Sono rimaste imprigionate, sono lì agganciate. Diventeranno una bocca, sono nella parte più anteriore dell'archenteron che si sta invaginando e sta andando dall'altra parte. Ok? Quindi senza LX1, no epithelial to mesenchymal transition, non sappiamo chi è quella cellula, cosa ti senti, cosa sei? Sono non primary mesenchymal cell, forse sì, forse no, e non binari. Ha fatto una scelta non binaria, non sappiamo. Comunque è rimasta lì. E quindi questo sicuramente condizionerà il suo destino. È chiaro? E quindi a questo punto io posso concludere che ALX1 è necessario a livello cell-autonomous per fare a quantomeno l'epithelial to mesenchymal transition. Ok? Per mettere in atto quel programma genetico. All'X1 è necessario. Cioè, no, scusate, è fondamentale. Sì, è necessario. Ok, però è necessario, attenzione, a livello cell autonomous. Quindi è un effetto della cellula, quindi agisce su un programma genetico, su una scelta della singola cellula. In modo intrinseco. Ok, ma allora noi eravamo curiosi invece di questo snail. Anche lui è un acido che ti metti sotto la lingua, quindi agisce, ha degli effetti non, perché puoi avere anche un effetto non cell autonomous. Una cellula impazzita, e come si può avere degli effetti non cell autonomous? Okay? Potrebbe distruggere la lamina basale troppo e causare altre fuoriuscite di cellule che di loro non sarebbero uscite, perché no? Andiamo a vedere. E quindi usiamo lo stesso identico sistema patriottico, con lo stesso esperimento, però questa volta, oltre alla LX1, quindi avremo alcune, il controllo interno lo prendiamo con ALX1 morfolino, è chiaro? Quindi cellule che sappiamo già non entrano nel blastocele, siete d'accordo? Noiose che hanno voglia di andare a studiare, mi piacerebbe parti. E
invece cellule che overesprimono SNAIL, che abbiamo visto invece, wow, era proprio il segreto della festa perfetta. E a questo punto che cosa ci aspettiamo? Cosa potrebbe succedere? Beh, le cellule che hanno perso ALX1, cosa faranno? Le cellule mutate per ALX1, cosa faranno? Stanno nell'epitelio, come abbiamo visto prima. E invece quelle che non hanno ALX1, ma hanno troppo SNAIL, hanno tanto SNAIL, cosa faranno? Però SNAIL ce l'avevano già, di più, di meno. Cosa vediamo? Potrebbero entrare nel grassocele e fare 1 milione di, giusto? Proliferare troppo. Lo vediamo? Allora, in realtà, ecco, queste cellule, ops, entrano, quindi sicuramente non c'è un impairment, però non direi che si sono comportate proprio normalmente. Ok, quindi sono entrate, entrano nel blastocele, quindi fanno l'epithelial to mesenchymal transition. Non hanno indotto le cellule LX1 mutate a farlo, perché quelle sono rimaste qua, sono rimaste lì. Però l'embrioncino, vi dirò, non è del tutto normale. Ok, poi non sto lì a entrare troppo nei dettagli di che cosa c'è che non va. Se volete c'è il lavoro, potete andarvelo a leggere. Quindi l'epithelial to mesenchymal transition avviene ugualmente, però effettivamente poi le cellule sono un po' disorganizzate. Ecco, insomma, qui la faccenda è un po' più complicata e non ci voglio entrare. Però dal punto di vista di essere indipendenti di ALX1, questo sì. Per quell'elemento, epithelial to mesenchymal transition, certo che questo, a vederlo, questo snail sembra un po' un acido sotto la lingua. No? Le cellule si sono un po' comportate in modo strano. Però dal punto di vista di quel parametro, uscire dall'epitelio, meraviglia. Ok. E ce la faccio? Sì che ce la faccio. Ok. E a questo punto però potremmo... Questo era un caso, abbiamo visto un caso, però potremmo cercare di essere sistematici e di provare ad analizzare, quindi provare a questo punto a organizzare la questione. Ci sono degli eventi biologici e ci sono dei geni che potrebbero controllarne alcuni, tutti in parte, ok? Quindi potremmo cercare di dissezionare il circuito e creare il legame tra questi geni ed l'elemento biologico che è controllato da questi geni. Ci arrivo. Quindi, cioè, provare a dissezionare questo circuito genico, e trovare dei link con gli elementi biologici. Allora, questo è stato fatto in un lavoro di alcuni anni fa. Poi ci sono dei, insomma, sono stati degli altri pezzi, ma a me non interessa entrare troppo nel dettaglio di poi effettivamente che voi impariate cosa fa SNAIL, chi è FOXO, FOXB, potete dimenticarvelo domani mattina. Io vorrei che voi impareste la logica, capiste la logica. Allora, questo studio che cosa ha preso? Ha preso 13 fattori di trascrizione, alcuni li abbiamo già visti, ALX1, SNAIL, TS, tutti questi qua. Allora, tutti questi 13 fattori di trascrizione, se voi fate il morfolino per uno di questi, non c'è gastrulation, non c'è epithelial to mesenchymal transition. Ok? Ma sono, come dire, uffa, non mi viene, c'è una parola bellissima. Sono ridondanti, ok? Cioè, per essere proprio sicuri, sicuri che ci sia questa epithelial to mesenchymal transition, che abbiamo messo 13 geni, che se io li inibisco succede sempre la stessa cosa? E pensatelo in termini di malattie genetiche, malattie, no? O... Cominciate a pensare anche a quanto è rilevante dal punto di vista della nostra comprensione della genetica, questo, capire questi meccanismi. Allora, ci sono 13 geni che portano lo stesso fenotipo. Io li muto e ho lo stesso fenotipo. Non c'è. Ma a questo punto perché 13? Allora, si può provare, visto che questa evasione, questa epithelial to mesenchymal transition avviene in modo
diciamo, secondo delle tappe le posso seguire, sono lì, so quando succederanno, allora posso provare a dissezionare, a dividere l'evasione in più fasi, più tappe, più eventi biologici che servono per fare questa evasione e cercare di capire, di dissezionare, di guardare al microscopio nel dettaglio, quali di questi eventi falliscono quando io faccio il morfolino per questi geni, d'accordo? Nell'idea che non siano proprio tutti equivalenti, ma che siano degli interruttori che controllano parti di sottocircuiti. Ok, e quindi 13 candidati morfolinos, quindi semplice, li tolgo e basta, senza fare niente di più, li elimino e 5 eventi biologici codificati. Basement membrane remodeling, cioè sei capace di tagliare le sbarre, fondamentale. Muoverti, se non ti muovi, rimarrai lì per sempre, cioè non arriverai mai alla festa, ok? Di aprire la porta, uscire di casa, muoversi un po', cambiare la forma cellulare, vi ricordate? Apical constriction. Questo del polarity ve lo faccio vedere, non ve lo faccio vedere, ma comunque c'è anche, no, sì, forse un po' ve lo faccio vedere. Quindi cambiare la polarità, capire dove sta l'uscita per guardare da quella parte e deaderire. Quello è fondamentale. Però capite che se ognuno di questi passaggi non va, l'evasione non funziona. L'effetto finale sarà sempre lo stesso, ok? E allora facciamo i medici, facciamo i dottori, questo è poi il circuito che verrà fatto. Allora, basement membrane remodeling, ok? A 10 ore abbiamo visto che è stata ormai digerita e il buco si vede l'apertura nella lamina basale. E andiamo un po' a vedere, per esempio, TBR, nuia, fa. Con TBR, se io faccio il mutante di TBR, non c'è il basement remodeling. Così come non c'è per Dri, così come non c'è per Hex, però per esempio per Snail, per Twist, ALX1, ERG, tutti questi altri, cavoli, qui sì, ok? Quindi questo è vero che non sono uscite, alla fine io non le ho trovate alla festa, ma non è venuto alla festa, ma non so dove è stato l'inghippo, però la porta l'aveva aperta. Vedete, facciamo gli investigatori privati, anzi poliziotti, seguiamo la pista. Quindi questi geni, quindi è successo qualcosa, è iniziato il processo, ma non è riuscito ad arrivare a termine. Ok, e per esempio appunto TBR, Dri ed Hex, in parte Snail, sembrano essere dei 13, i 3 che invece sono importanti per questo membrane basement remodeling. Ok? Ok, ma andiamo avanti. A questo punto proviamo a seguire, invece, questo chiaramente si può fare facilmente in questo modo, altri eventi, non sto a raccontarvi perché, invece si sospetta che il problema possa essere più cell autonomous, quindi che c'è qualcosa dentro la cellula, no? Questo era non cell autonomous, cioè non ho creato le condizioni per uscire. Ecco, però ci sono altri eventi che invece si immaginano possano essere più di tipo cell autonomous, quindi è la cellula che non ha fatto partire, non si è comportata nel modo giusto per riuscire ad uscire. E quindi usiamo quella stessa tecnica che vi ho fatto vedere prima, ok? Membrane e histone, seguo alcune cellule e le guardo, faccio il dottore di cellule. Vediamo un po', mi dica, oh, dottore, non riesco a gastrulare, è un po' di giorni che non gastrulo. Mi faccia vedere come gastrula e le diciamo dove sta il difetto. È chiaro, questo è quello che fare. E vediamo un po' di fare i dottori di cellule. Anche qui avevo preparato un VCLAP, ma potremmo anche farlo, se volete, però dove siamo? No, dai, 15 minuti. Lo facciamo così a occhio. Mi dite voi che cos'è che non, secondo voi, no, aspettate, anzi, no, lo facciamo, dai, questo lo facciamo, che carino. Facciamo i dottori, dai, abbiamo 10 minuti, c'è un po' di tempo. Mi fate il VCLAP, vi attaccate a VCLAP un attimo. Allora, no. Eccoci, login. Dov'è? Sì, avevo preparato un po' di cose, ma chi se ne frega? Eccoci qua. E questo qui è vclap.com VCS02. È uno zero.
Non vi ho messo il QR code, dai, ci mettiamo un attimo. Ok? Dai, allora io adesso vi faccio vedere un po' di cellule e cerchiamo di capire dove sta l'inghippo e voi mi rispondete a queste domande. Allora, queste sono le wild type, giusto per ricordarcele. Ok? Quindi le wild type avevano l'apical constriction. Poi c'è questo shape change, un po' nel senso che diventano un po' più rotonde e poi le vediamo scappare. Qui in realtà sono già un po' più così, comunque sì, sono un po' più tondeggianti. Qui non si vede tantissimo l'apical constriction veramente in questa immagine, comunque le vediamo scappare via. Ok, adesso vi faccio vedere invece la LX1 mutante, quindi queste cellule intorno è tutto a posto, qualcuno è già scappato, sta già scappando. Queste sono le cellule che sono mutate per ALX1 e le seguiamo più o meno nella stessa fase, ok? E adesso voi mi scrivete sul VCLAP, secondo voi dove sta il difetto, no? Vi ho lasciato più possibilità di quei 5, no, in realtà qui ce ne sono meno perché ovviamente alcuni li abbiamo già tolti. Siete pronti? Vai. È che stanno proprio ferme però. Cos'è che non stanno facendo, secondo voi? Vedete, sono proprio sì, sono rimaste invischiate, sono così si. Vedete questo nucleo, guardatelo qua, questo nucleo un po' si muove. Ma. Oddio. Ah, eccolo qua. Allora, in realtà qui. Vai, vai, vai. Vediamo un po'. Avete risposto? Dai, tanto è una cosa veloce, no? Cosa vi sembra? Ok, acquisizione della motilità. Non si muovono tanto. La polarità, voi dite, un po' c'è. Ah, di adesione siete tutti d'accordo e sono d'accordo anche con voi. Ok. In realtà qui probabilmente ci sono più elementi. LX1 è molto a monte, quindi ci sono più cose che non vanno. Si muovono poco, c'è un nucleo che va un po' su e giù, però le altre sono più o meno ferme lì. Non hanno fatto una grossa apical constriction. Non c'è apical cell shape change, era quello, no? La forma, dai ragazzi, rimane più o meno sempre la stessa. Forse voi potevate rispondere solo a una, vero? Ma non ci ho pensato. No, ok. Qui allora devo farlo per l'anno prossimo. Teoricamente dovreste poter rispondere a più di uno. Ok, però sono d'accordo che dovendo scegliere quella che sembra più evidente è il de-adhesion. Cioè, sono rimaste belle appiccicate tra di loro. Si vedono proprio le adesioni, anzi quasi. Ok. Ole! E andiamo alla prossima. Ve ne faccio vedere un'altra, così, giusto per capire. Se ci siamo, ecco questo qui è twist, non è snail ma è insomma vanno in coppia, ok? In genere sono molto simili come funzioni, anche come tipi di geni che regolano. Twist e snail sono una coppia comica da milioni di anni, centinaia di milioni di anni. Ok, pronti? Vediamo un po'. E queste? Sarola, sembrano quasi andate, vero? Sembrano quasi andate, però non sono andate. Guardatele qua. Perché non se ne va? Dai, vai, hai fatto tutto. Sei già quasi fuori. Se vi ricordate, loro hanno anche rotto le finestre. Hanno fatto tutto. È fatta, dai, ti manca l'ultimo pezzo. Scappa, vai, corri. Niente, perché no? Vediamo un po' cosa mi rispondete, i nostri dottori. Ah, non ve l'avevo messo, scusate. Ok, vai. Fatemi un po' i dottori. Secondo voi, che cosa c'è che non va in queste celluline, poverine? Siete? Fatto? Ok, vediamo, siamo a 11, 12, so, quelli che ci sono. Acquisition of motility, vi piace? E the adhesion no, perché le vedete ferme, giusto? Avete ragione, qui si vedono ferme.
sembrano molto ferme. In realtà sono ferme perché noi le vediamo, non sono così ferme. No, aspettate. Le vediamo ferme, in effetti, questo però è il problema del video, perché qui vedete che sono già quasi tutte uscite. È stato preso, ce lo fanno vedere, diciamo, questa scena un po' alla fine. Quindi avete ragione che non si muovono, ma perché si sono mosse prima. Ci sono arrivate lì, vedete qua. Hanno fatto tutto. Hanno fatto l'apical constriction, sono arrivate lì. Sì, voi dite acquisition of mobility, cioè a questo punto dovresti scappare. No, ho capito, ok. A questo punto hai fatto tutto, devi solo scendere delle scale, no? Cioè, ecco, però c'è un problema per poter scendere le scale. Adesso sono rimaste appiccicate a casa. Non riescono, ok. Poi è vero che magari la mobility non lo sapremo mai se erano capaci di scendere le scale e di correre, d'accordo? Perché in realtà il difetto qui è sul de-adhesion. Allora, e vi lascio stare alcuni di questi, qui di nuovo vedete shape changes, cioè, si possono affrontare in modo, vanno affrontate queste questioni in modo quantitativo. Quindi qui per esempio loro hanno valutato la forma delle cellule, le hanno misurate. Hanno proprio fatto il dottore, no, della cellula, che cos'è che non va, e quindi vedere chi non riusciva a fare questo, quello, quell'altro. Ma adesso salto, mi piace proprio il de-adhesion, che è, diciamo, l'ultimo pezzo della lezione, ce la faccio, sì, datemi 3 minuti, ho finito. Ok, twist è proprio un classico esempio, e anche snail è la stessa cosa, di incapacità di smontare le adesioni cellulari. Quindi vedete, ha fatto l'apical constriction, il gavettone, no? Si schiaccia. Forma questa boccia da dietro, ha rotto la lamina basale, tutto a posto, ma è incastrato, è agganciato. Queste cellule sono agganciate alle altre e non riescono ad andare via, per quello. In effetti, per poter evadere, non è semplice, nel senso che voi potete pure down regolare le caderine. Io down regolo il gene delle caderine, però le caderine sono lì, sono in un complesso, giusto? Sono agganciate, non basta da un regolare il gene. Probabilmente bisognerebbe andare lì e rompere questo legame in qualche modo. Allora, la maniera in cui succede, avviene questo, in realtà è molto peculiare ed è legata a quei accumuli di membrana molto brillanti che avevamo visto all'inizio. Vi ricordate che vedevamo questi accumuli di membrana dentro le cellule che stavano finendo l'epitelial to mesenchymal transition? Perché in effetti bisogna proprio cambiare pelle, bisogna cambiare la membrana. Tu hai una membrana e quella membrana è una membrana appiccicosa perché contiene delle molecole adesive per altre cellule e non va bene quella membrana, bisogna cambiarla, bisogna cambiare membrana, mettere una membrana differente. Vi ricordate? Ok, quindi essenzialmente quello che si tratta di fare è proprio di invaginare, cioè scusate, no, creare delle vescicole, insomma, no? Di endocitare, non è endocitare, adesso mi sta venendo la parola giusta, uffa. Comunque, di creare la vescicola e quindi togliere la membrana, fare delle vescicole di endocitosi, l'equivalente, però nell'idea di togliere membrana, togliere questa membrana dove ci sono i complessi di adesione. Voilà. E in effetti, per esempio, se voi andate a fare un'immunoistochimica per i geni delle caderine, sono questi qua rossi, guardate che straordinario, le caderine, sì, sono, insomma, in genere fanno i confini intorno alle cellule, giusto? Vediamo i bordi intorno alle cellule. Nelle cellule che hanno fatto l'epithelial to mesenchymal transition, le caderine non vorremmo vederle, perché non devono aderire. Se tu hai la caderina, legame omofilico, ve lo ricordate? Io ho la caderina, anche tu hai la caderina, ci riconosciamo perché siamo parte dello stesso club. Ok, caderina, caderina. Ok. E si appiccicano. Allora, le caderine non dovrebbero averla in membrana, non dovrebbero proprio esprimerle, probabilmente non lo esprimono. Ok. Però, esatto, ecco come vengono smontate, non le distruggono neanche, ma bisogna, sono in membrana, non è neanche facile, no? Parte, sono rivolte verso l'extracellulare. Bisogna endocitarle. E vedete quei puntini rossi dentro la cellula? Quelle sono vescicole di membrana che è stata tolta dalla superficie e che contiene ancora le caderine. Caderine che prima erano esposte in membrana per mediare l'adesione, adesso invece sono state nascoste dentro la cellula. È chiaro?
cambiato pelle. Quindi vengono endocitate e questa è la dea Vision. Però c'è un processo, bisogna capire dove sono e dare origine a un macchinario intracellulare che permetta a queste cadherine di essere endocitate. E a questo punto smonteremo il sistema di adesione. Contemporaneamente, chiaramente, però non vogliamo metterne di nuove e quindi bisognerà anche inibire il gene. D'accordo? Da un regolo il gene e faccio fuori i pool esposti in membrana, tolgo le insegne. No, non siamo più epiteliali. Allora, e questa da un regolazione, in realtà con questa finisco, vedete. Posso anche farvela vedere. Per esempio, andiamo a vedere che cosa succede ai geni delle caderine in questo stadio. Allora, chiaramente noi potremmo dissociare le cellule, fare il single cell RNA-seq, però è un po' complicato. Oppure potremmo cercare di avere una coltura di primary mesenchyme cells pura, ok, e andare a vedere com'è il gene delle caderine. Per misurare se le primary mesenchyme cells esprimono ancora il gene delle caderine, l'ideale sarebbe avere una coltura pura, solo quelle, e poi faccio, estraggo l'RNA, faccio una PCR normalissima, una real time, semplice, economica, e vediamo. Ed in realtà è quello che è stato fatto. Per avere una coltura pura di primary mesenchyme cells è facilissimo, basta prendere un embrione e infilarci il gene PIMAR1, giusto? Abbiamo detto selector gene. Se tu esprimi PIMAR1, tutte le chiunque cellula del blastomeri, dei primi blastomeri, esprimendo PIMAR1 diventerà una primary mesenchyme cell. E in effetti, questo ve l'avevo promesso che ve l'avrei fatto vedere, quello è il top del rave party, vedete? Ancora più che snail. Se tutte le cellule esprimono PIMAR1, non c'è più l'embrione, non c'è più epitelio. Si sono disgregate completamente. Non c'è però anche quell'adesione che a noi incuriosiva adesso, di cui ci stavamo chiedendo. Ok, e possiamo avere un controllo in cui abbiamo invece il morfolino per snail, perché ci stiamo dicendo, ma può darsi che sia snail ad essere responsabile di questa downregolazione delle caderine? Oh, scusate, l'esperimento era proprio diretto a quello. Noi vogliamo sapere se snail o twist, scusate, vengono usati in vari modi. Vi ho fatto vedere twist, snail, li sto usando indifferentemente perché hanno funzioni simili. Anche snail non permette la deadhesion. Vogliamo vedere se snail, in effetti, è importante per downregolare le caderine. Ok, quindi io metto PIMAR1, tutte primary mesenchyme cell, super party. Poi metto PIMAR1 più snail morfolino. Non c'è più gastrulation. Giusto, ci aspettavamo, giusto? Snail serve per fare quello. Ok, però a questo punto possiamo anche andare a misurare l'espressione del gene delle caderine, no? Togliamo tutto, cerchiamo l'mRNA delle caderine, real time PCR, vediamo quanto ce n'è. Quanto mRNA delle caderine qui dentro? Non si vede, giusto? L'mRNA delle caderine, proprio difficile da, anche a microscopio, difficile. Si può fare le ibridazioni in situ, ma misuriamolo. Ed ecco qua il risultato. Questo è proprio, questo è fighissimo, era sul lavoro, lo giuro, però è preso da Excel. Questo è l'Excel di chi ha fatto sta real time. Questo è il risultato che ha avuto e poi ce l'ha messo sul paper. Ok, allora, qui abbiamo una serie di geni, non mi ricordo più chi è, comunque, e abbiamo, questo è il morfoli, no, scusate, era l'overespressione di PIMAR1. Questo invece è PIMAR1 più snail, ok? E qui in realtà lo state vedendo rispetto al controllo. Quindi, quando metto PIMAR1, snail va su. Ok, certo, rispetto al wild type è andato su. Sono tutti riferiti rispetto al wild type. Non è la real time, non è quantitativo, è difficilmente lo è, no? È relativa. Io vedo rispetto a un baseline. Cosa è cambiato in questo campione? Quindi questo ne ha di più. Contate i cicli, l'avete fatta la real time. PCR. Oh, così così. Comunque, possiamo valutare la quantità di un gene, però in relativo rispetto a qualcun altro, almeno è più semplice, è il modo più semplice con cui si usa di più. Ok, quindi
volte più del controllo. Bel po', eh? Abbiamo Snail, ovviamente, è andato su rispetto a un embrione di controllo in cui lo esprimono solo poche cellule, qui lo esprimono tutti, grazie che è andato su. Ok, attenzione però, quando io metto PIMAR1, ok, quindi sto overesprimendo PIMAR1, questi qua, queste cellule qua, il gene delle caderine, guardate qua, è crollato, no? Rispetto al controllo, l'overespressione di PIMAR1 spegne questo gene, è andato giù di brutto. Attenzione però, se io invece, oltre a PIMAR1, vado a inibire Snail, invece il gene delle caderine resta dov'è. Quindi non solo non vengono smontate questi sistemi di membrana, ma io continuo a esprimere nuova caderina. Quindi Snail serve per spegnerlo anche questo gene delle caderine. Cambio vita, non devo più essere appiccicato. Questo è proprio togliersi l'uniforme. I nostri amici fricchettoni stavano a fare i militari, devono vestirsi da fricchettoni e andare alla festa, non vanno vestiti da militari, giusto? Ecco, allora Snail serve per inibire, diciamo così, l'espressione del gene divisa, del gene delle caderine. Bisogna togliersi quella divisa e Snail fa questo. Senza Snail non riescono a togliersi la divisa. D'accordo? E in effetti poi alla fine lo schematizziamo in questo modo, no? Quindi abbiamo Wnt, beta-catenin, PIMAR1, SC, ALX1, ALX1 controlla Twist e Snail e Twist e Snail downregolano il gene delle caderine e stimolano l'endocitosi delle caderine. Ok? In questo modo regolano la deadesion. Però vedete che a questo punto perché abbiamo più effettori perché ci sono dei sottocircuiti. Snail e Twist abbiamo visto si occupano della deadesion, non è l'unica cosa. TBR1 si occupava di quel circuito di geni che invece sempre a valle, no? Feed forward, attivando tanti altri geni, geni effettori, che andavano a rompere la membrana basale. Ok, e tutto insieme poi appunto abbiamo, io ve li ho messi qui se vi interessano, ma in realtà appunto il concetto però è questo, mi interessa che conosciate lo schema, non davvero la faccenda, no? Beh, Twist e Snail, la deadesion, che la deadesion è importante per l'epithelial mesenchymal transition, assolutamente sì, anche il basement remodeling anche, però vedete a questo punto iniziamo a vedere, ad isolare dei geni che leghiamo direttamente a degli eventi cellulari. Ok, Hex, Fox, Amotility, questi altri all'apical constriction, quasi tutti. E al deadesion, Twist e Snail. ALX1, Twist Snail, deadesion, d'accordo? E questo permette poi l'epithelial to mesenchymal transition. E a questo punto però andare al passo dopo del programma di sviluppo, che sarà biomineralizzazione. Trovare il posto giusto dove fare le spicole e fare le spicole. E adesso basta perché non avete una lezione dopo, sì, ma non... No? Non avete lezione? Ah, che figo. Posso estendermi 5 minuti? Giuro 5, perché non ho finito una cosetta che volevo dirvi, però non sto così la prossima volta partiamo dritti con... Ok. Allora, questo era un punto cruciale. Poi chiaramente... No, ma questa è una storiella, non dovete neanche saperla. Ve la butto solo lì, ok? Chiaramente a questo punto ci sarà poi ancora un altro pezzo nel programma di sviluppo, che è quello di, una volta usciti, trovare il posto giusto dove fare le spicole e costruire queste spicole. Allora, queste cellule, sapete, si mettono in un cerchio e poi ci sono due punti particolari in cui iniziano a fare le spicole. Vi lascio stare tutta la parte sperimentale che ne abbiamo vista a sufficienza. Ecco, però, per esempio... Questo di nuovo, sanno già dove devono andare, il pattern lo vedremo le altre volte, però voglio cominciare a darvi, come dire, un esempio in questo modello. Perché solo la domanda, e vi do subito la risposta, poi vedremo in altri modelli queste faccende. Ecco, però una volta che sono entrate ci dobbiamo chiedere, ma a questo punto sanno già dove andare? Ok? Cioè... Si orientano perché, allora, uscito dall'epitelio, giro a sinistra, faccio 10 passi e mi fermo.
Oppure, come dire, c'è un piano dell'embrione più generale e per cui ci sono delle indicazioni. C'è qualcuno che dice di qua, di qua, di qua. No, come abbiamo il polo animale, il polo vegetativo, ci potrebbero essere altri punti cardinali dell'embrione che guidano le cellule a trovare il posto dove andare. Ecco, e vi dirò la seconda è quella giusta, ok? Quindi, e si è scoperto che, per esempio, appunto, le nostre primary mesenchyme cell hanno, non è l'unico in questo, però hanno il recettore per l'FGF. Sapete l'FGF? È una via di segnalazione. Il recettore per l'FGF. Ed esistono due punti, che guarda un po', è proprio dove le cellule vanno a piazzarsi, in cui è espresso l'FGF. Quindi vedete, ci sono questi due punti in cui viene espresso FGF, loro hanno il recettore, lo sentono e secondo gradiente migreranno per andare a posizionarsi in quei due punti, che è il punto in cui poi si cominceranno a costruire le spigole. Ok? Però di nuovo c'è un piano del corpo e questo piano del corpo in realtà lo vedremo meglio nei prossimi. Quindi si può giocare con l'FGF e basta, anche l'Archenteron Invagination, queste cose non mi interessano. Ok, quindi lui è il nostro amico, lo salutiamo, salutiamo l'amico Rizzo di Mare, che ci è servito soprattutto per indagare quella che è la scelta sui destini cellulari, ok? Cell fate specification, gene regulatory networks e come vengono regolati. Ok, a questo punto però la questione della morfogenesi non è solo produrre il tipo di cellula giusto, perché sennò facciamo dei teratomi, ma anche produrre il tipo di cellula giusto al posto giusto. Quindi noi vogliamo che queste cellule anche poi vedremo diano origine a delle forme, delle strutture. C'è un piano del corpo, la testa, la coda. Ecco, il piano del corpo e la genetica del Bauplan invece è stata scoperta essenzialmente in Drosophila in un unico esperimento fighissimo che vedremo però la prossima volta. Quindi la prossima volta iniziamo che sarà venerdì, no, oggi è venerdì, che sarà mercoledì prossimo, che non è vacanza, vero? Finite le vacanze? Ok, basta. Adesso si lavora. Mercoledì prossimo iniziamo con la Drosophila e vedrete, sarà uno spasso. Olè.